Per niente in tutto questo, non c'entrava per niente, perché Emanuele si è trovato lì, in quel momento, in un posto sbagliato, al momento sbagliato. Purtroppo lui andava a scuola, frequentava la scuola, il liceo di Aversa, e la comitiva era quella, si è trovato lì, è successo, come succede in tutte le altre parti del mondo, dell'Italia, della nazione. Io non capisco perché quando succede una cosa qui a Casale di ogni si dice che è camorra. Non è camorra.
la scala, lo aiuto, prendi la scala. Braccia avanti, braccia avanti. Le voci prepotenti di un qualsiasi rode di turno.
che ci possa essere invece nell'umanità sempre la voce del Cristo, che ci annunzia la verità della presenza di Dio, che ci chiama a risorgere alla vita nuova di figli di Dio, che ci invita ad essere capaci di aiutarci gli uni gli altri sciogliendo i legami che ci impediscono di vivere nel bene e che possiamo essere davvero i figli di Dio. Allora, per il nostro dolore oggi, che invoca pietà, che è affetto, affetto grande verso Emanuele, affetto grande verso i suoi familiari, verso tutti voi compagni suoi di scuola, verso tutti voi che avete camminato con lui in questo tempo, verso tutti coloro che hanno a cuore la vita della nostra gioventù, dei nostri fratelli, dei nostri figli, che davvero possa essere tutto questo per noi un risorgere nella verità, un risorgere nella giustizia, un risorgere nella fraternità, un risorgere nel sentire di essere insieme chiamati a camminare seguendo colui che è la fonte della vita, Cristo Gesù, che per noi è morto sulla croce, fedele alla bontà di Dio verso l'umanità, ha offerto tutto se stesso come agnello innocente ed è risorto, perché il dono fatto totalmente è sempre vita nuova. Noi questo crediamo e questo vogliamo vivere.
Senti l'abbraccio che da qui ti mandiamo e ascolta questo silenzio del nostro cuore di te. Un amore questo che è una radice. A te che dici sempre grazie. Stavolta il nostro sentito ringraziamento per aver eliminato di gioia e Gracias.
segno che il nostro linguaggio verso Dio, la nostra vita che si innalza, Dio diventa come un profumo che si sparge nella realtà di Dio. Il desiderio di continuare il dialogo questa realtà. Sento solo di voler dire i nostri percorsi, grazie. Allora,
Quanto amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Fatemi capire.